Buonasera, 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 ciao, ciao, ciao. Buonasera, buonasera Neria, come va? Si prova, 1, 2, 3, prova, perché dovevo, non, perché si prova, hai capito? Perché OBS un giorno funziona e quell'altro no, e quindi oggi era un giorno che aveva iniziato no. Ma poi l'abbiamo aggiustato, giusto? Lo dice anche la parola aggiustato, quindi giusto. Allora, bando alle ciance, ciancio alle bande. Stasera non farò tardissimo perché domani mattina c'è la sveglia alle 6, anche meno un quarto. E quindi mettiamoci in un angolo e facciamo partire. Sistema shock. Tutto bene, ho provato a marinare il pollo per rendere più gustosa la griglia e direi che ha funzionato. Ah, che bello. Buonasera, Suzuki Katana. Come va? Come stai? Tutto bene? Volemmo se bene. E andiamo a cercare come si entra nella camera delle antenne. Perché abbiamo quattro antenne della dinamite e non abbiamo paura di usarla. Allora, eravamo... Ah, è vero, qua ci aveva messo il... Eravamo... chiaro, no? Buongiorno. Boh, ieri sera non vi avevo visti. Abbiamo trovato la Med Bay ieri e ciò ci piace. Io direi anche che possiamo fare una cosa bella, che è uno e uno due, e poi torneremo a prendere. Ma abbiamo un... non è che abbiamo un... sì, abbiamo anche un cargo lift qua. Quindi, petali, spegni gli stivali a razzo, che sennò cammino nella melassa, non nella melassa, sul pavimento appena incerato. Metti qua dentro... E grazie e arrivederla. Allora, abbracciamoci tutti, esatto. Dunque, lei qua al momento è bloccato. E io accetto questa informazione. Adesso andiamo a capire come andare negli altri posti, quindi questa è gamma. Di qua non si passa, delta. Andiamo a beta. Sento qualcuno. Problema risolto. Ok. E una fatta. Giusto? Di qua siamo già stati? Teoricamente sì. Ma teoricamente anche lì dove eravamo siamo già stati. Quindi abbiamo un grosso problema con Shodan che respawna. Grosso
grosso problema con Shodan che respawna. Dicevo. Ora qua c'è una porta. Qua c'è tutta una strada, cioè. Ah! Che cacchio è stato? Cosa ho fatto di male io? Perché mi vuoi male, gioco? Cos'è quello? Queste sono munizioni e va bene. Le accetto più che volentieri, grazie. Varie granate, varie energie, varie munizioni. Delle altre, un sacco di munizioni. Un fucile d'assalto. Lasceremo qua, ovviamente. E qua si è entrati da un prima, ma sotto. Perfetto, grazie. Grazie gioco. Allora. Interruttore attivato. Io concordo che ho attivato un interruttore, gioco. Sono pienamente d'accordo con te sul fatto che ho attivato un interruttore. E qua è dove ero prima. E qua è dove non posso andare. E qua c'è un passaggio che è bloccato, ok. E l'armeria è bloccata, va bene, ok, va bene. Qua eravamo già stati precedentemente. Fai così, grazie, che non c'ho voglia di fare la spirale dell'amore. Noi abbiamo detto che eravamo a gamma. Aia. Allora, lei metta qua dentro. Ah, vedi? Questo qua, chiaramente, posso fare così. Va bene, meglio che un dito in un orecchio, direi. Allora, noi dobbiamo trovare l'accesso alle antenne. L'accesso alle antenne che noi troviamo. E poi ci mettiamo la dinamite. Ora, tu lì non posso, non ci posso andare. Qui Alfa è dove ero prima, giusto? Esatto, Alfa è tutta la zona dove ero prima. Io vorrei andare a sto punto, direi, verso Delta.
Ah, ma fermi un momento, io dentro beta. Dov'è che avevo trovato i passaggi bassi che me li sono già persi, porca miseria. Avevo trovato qui. Quindi vado da beta, scendo qua sotto. Vado di qua. Giusto. Poi vado di qua. Vado di qua. Vado di qua e qua non ero andato. Una badge di accesso alle comunicazioni. Big questo. Very big questo. Ok, ce n'è ancora una, vero? Sì, dopo di qua. Ma no, non si apre. Va bene. Allora, se abbiamo trovato l'accesso alle comunicazioni, adesso andiamo a vedere se riusciamo ad avere accesso alle comunicazioni. Voi direte, ma dove sono le comunicazioni? E io vi risponderò, che cazzo ne so io? Questa è ancora chiusa. Antenna alfa. Blocco cyberspazio computer comunicazioni. Ok, quindi devo trovare l'ingresso nel cyberspazio io. Che rottura di cazzo. No, volevo dire che bello. Da qua dovevo ancora andare. Mi ricordo che dovevo ancora andare da qua. Non si apre la questione. Il meccanismo non si muove. Esatto. Neria. Il marchingegno non si muove, anzi. Aia, aia, aia. Aia. Buon Giorgio. Allora. Ok, facciamo così. E facciamo così. Se faccio così.
abbiamo spento tutto l'ambaradan. Questa cosa mi piace. Ok, abbiamo preso delle brutte botte, ma intanto abbiamo spento l'ambaradan. E mi chiedo chi le costruisce. Una persona a cui è stato detto di farle nella maniera più claustrofobica e inquietante possibile. Lo spiegavano proprio in uno dei vocali precedenti, che era fatta per mettere alla prova gli astronauti. Considerato che ora vogliono ucciderci, non mi stupisce che anche prima non gli fossimo tanto simpatici. Giusto? Ah, qua c'è l'inizio. Qua è da dove siamo partiti. Perfetto. Allora. Chissà dove abbiamo lasciato l'ultimo riciclatore, ma a un certo punto andremo a cercarcelo. Va bene. Sento della gente. Sono l'unica sopravvissuta della resistenza ormai, ormai. Diego, quel bastardo ci ha traditi al settore dirigenti. E ora mi trovo nel settore comunicazioni e sto cercando di darmi una calmata. Ok, attraverso il settore sicurezza arrivo al centro di comando, entro nella sala computer e installo il chipset isolineare. Questo mi darà una possibilità contro Shodan, poi in qualche modo cancellerò per sempre quella maledetta. Ma io il chip isolineare non ce l'ho. Solleverei questo problema, quindi sarà assieme al suo cadavere in qualche cunicolo. Sì, hanno motivato perché le mappe siano sempre peggio. Quello l'ho apprezzato. Come ho apprezzato che ci servisse una scheda magnetica, e ne abbiamo messe 7-8 in quella stanzetta là. Così se per caso ne droppi una da qualche parte non devi cercarla come un disperato. Allora, cosa me ne faccio di sta strada qua? Porca miseria, è tutto chiuso, tutto bloccato. Mi fa incazzare sto livello. È tutto bloccato male. Questo toglie il ponte. C'è uno di là e uno di qua che tolgono il ponte. Servivano? No, perché sto ponte non porta da nessuna parte. Vabbè. Allora, torniamo qui. Qua siamo già stati. Ma molto siamo già stati. Quindi questo non mi serve. Quindi.
Qua c'è questo signore. E quello è dove siamo arrivati. Qui cosa ho segnato? Scusatemi. Ah, il teletrasporto, va bene. Allora, io così a occhio di non visto vedo praticamente solo questa zona qui, dove c'è anche un frullino qua. Quindi torniamo dove eravamo prima. Che dovrebbe essere occhio molto più vicino. Esatto. Poi qua sotto c'è il frullino. Che non mi serve ancora, di la verità. E di qua non sono ancora andato. O se sono andato, ci sono andato poco e male. Cioè, questo è l'ascensore dal quale sono arrivato io. Di qua non sono andato minimamente. Ok. Questa è zona nuova, perfetto. Da qua andiamo là sopra. Scusate, vado a curarmi. Ho due barrette leggermente basse. Leggermente. Solo che per andare in un posto safe, visto che ho proprio delle barre molto basse, devo fare un po' di ascensori. Voilà. Allora, chiama il cargo lift. Recupera un po' di mine. Poi smolla giù le mine. Perfetto. Poi posso raccogliere tutti questi qua, così faccio delle pile un po' più contenute e capisco magari quanti ne ho.
5, 5, 2, 8, 3 e 3. Perfetto. Poi. Batterie. Batterie rosse. Poi, questo è un fucile Mark III, vatte la pesca. Corretto. Qua c'è la mini pistola versione 1 e versione 2. E mi sta bene. Qua ci sono le granate. Corretto. Qua ci sono questi. Il fucile non l'ho messo mai vicino a quelli. Perfetto. Poi abbiamo ancora queste qua che a questo punto terrei. Tanto spazio a sto giro ne abbiamo un po' di più. E il resto è tutto a posto. Ora, a me dell'energia. E andiamo nella zona nuova. Giusto. Tra l'altro devo condividervi su Discord qualche screenshot di gioco che faremo a breve. Uno credo lo faremo sabato. E l'altra settimana prossima. Guarda l'executive. Tra l'altro stiamo purgando Shodan dal basso verso l'alto. Credo che i nostri livelli siano quasi tutti a zero. Credo tutti tranne questo. Mi sembra Neria, ma non ci potrei giurare. Credo tutti tranne questo, sì. Allora, eravamo andati qua dentro. Lì sotto c'è un passaggio che non abbiamo mai visto. Mi sono dato sparato in faccia. La sicurezza di questo livello è al 79%. C'è il mondo ancora in sto livello. Ok? Vi siete calmati tutti quanti? Meno male. Allora. L'ascensore è disattivato, va bene. Accetto per ora questa analisi.
Richiedono una sicurezza di livello inferiore al 18%. Fresca l'insalata. Qui ci sono già stato, no? Ho ancora il chipset isolineare, ma gli scagnozzi di Diego mi hanno quasi raggiunta. E va bene, Diego, vuoi il chip? Lo vuoi? Vieni a prenderlo, traditore, vale. C'è anche della roba per terra qua. Ciao Maro Twitch, addio Bianca, esatto. Però Bianca, tesoro mio, dov'è il chip? Un chip? No. Questo affare qua è per lo Scorpion KF, vatta alla pesca, non ce l'abbiamo dietro. C'è Minder Mod per la roba che abbiamo dietro, eh. Ok, qua è davvero prima, perfetto. Qua posto nuovo. Biribiribi è una telecamera di Shodan che non vedo. O cosa? Almeno ho capito dove sono. No, sto biribiribi è solo... Io apro le porte. Non volevo fare questo, scusatemi.
gente morta. Ma io qua sono già stato. Qua io sono già stato. Impossibile non perdersi in sto posto. Posso dirlo? Perché ho dovuto fare dei biribi strani? Allora. Dell'energia, va bene. E basta. C'è sto posto infrattatissimo e c'era solo due batterie. Tristezza. Posto super infrattatissimo per questa fesseria. Allora, torniamo a noi. Questa qua suppongo fosse quella chiusa. Esatto. Ok. E quindi? Possiamo tornare dove eravamo qua sotto, per piacere. Qua. Ah, lei mi ha detto. Ah, vieni a prendere il chip, maledetto. Che mi farebbe pensare che da qualche parte qua attorno ci sia il chip maledetto. Non sono andato quassù. Ho intenzione di raggiungere il centro di comando stasera. Allora, per sviluppare il programma del chipset isolineare che abbasserà la difesa attorno al computer centrale di Shodan. Le mie primetrie mostrano tre porte energetiche che impediscono l'accesso alla sala computer, ma sembra che questi ingressi siano gestiti da circuiti separati. Non sono un elettricista, serve un hacker per questo lavoro. Allora, signora, lei ha assolutamente ragione. E io non voglio assolutamente sminuire la sua perizia nel capire i problemi di questo posto. Ma io non so dove siano i pannelli, in l'hacker, cioè volentieri io hackero, però devo trovare i punti d'accesso, lo sa? Se ne rende conto, signora, che senza i punti d'accesso... Allora, adesso farò una cosa
becera, che è la seguente. Qui è da dove siamo partiti. Intanto c'è una registrazione che non abbiamo mai sentito. Benvenuto alla stazione sita del signor V. Mi spiace non essere venuto di persona, ma lo staff tecnico non ha avuto un attimo di pace ultimamente. Lavorerà al suo nuovo incarico di ufficiale delle comunicazioni, alle quattro posizioni di trasmissione nel settore comunicazioni. Le troverai i quattro punti cardinali del livello. Buona fortuna. Sì, io mi rendo conto che sono i quattro punti cardinali del livello, va bene. Grazie. Ma come ci accedo io? Allora, dicevo, a noi hanno dato, teoricamente, un apposito chip delle comunicazioni che indubbiamente da qualche parte mi farà arrivare. Giusto? Perché se mi hanno dato il chip per accedere alle comunicazioni, questo chip da qualche parte, non so dove, ma arriverà. Quindi andiamo a rivedere tutte le porte chiuse e vediamo quale ora possiamo aprire. Però io non vorrei andare in questa direzione, vorrei andare nell'altra. Cioè, prima i posti che ho già fatto. Qui abbiamo il riciclatore, che guarda caso ho un 70 da darti. Aspetta, c'era un buco sotto dove portava. Che buco? Dimmi dove. Vedo anche un piccolo corridoietto interrotto nella stanza prima. Allora, salvo e apro la mappa. Mappa. Io prima ero qua giù. Io sento questi bip bip. Li sentite i bip bip? Io prima ero... Innanzitutto in basso a sinistra mi sembra ci fosse un piccolo con... Allora, in... sotto la stazione energetica. Ok, allora, sotto la stazione energetica. Grazie, mi hai dato un'indicazione più precisa e ora io ci posso arrivare. Sotto la stazione energetica siamo qua. Qua non c'è niente. Piccolo corridoietto. Qua è dove... Allora. Qui dove c'era il posto irraggiungibile. Qui sotto direi che non ci sono corridoietti. In fondo a sinistra potrei ancora vedere che magari c'è qualcosa che non ho visto. Assolutamente no. Poi. Tanto siamo qua, guarda, adesso con calma rivediamo tutto. Non c'è problema. Allora, antenna delta.
Blocco cyberspazio comunicazioni, perfetto. Poi. Io posso entrare qua. E qua è dove si scende sotto, che è il primo posto dove sono stato. Questo è il passaggio malefico. C'è un'icona a sinistra della stazione energetica, sotto, appena sotto quell'icona sembra esserci un corridoio. Allora, stazione energetica, qui. Ok, ho capito dove intendi. Perfetto, vado a vedere subito. Allora, per andare lì dove dici tu, devo andare dritto per dritto. Direi che non è un corridoietto. Direi di no. Sotto delle scale c'era un tunnel dove non so se è entrato. Sotto delle scale. Delle scale è un po' troppo generico. Posso ancora andare a vedere qua. Ma anche qua non c'è nessun corridoio. Questo ascensore non si attiva. E quindi niente, andiamo a fare il giro e esploriamo. Qua no. Io arrivo in sti posti e sento bip bip di una telecamera. Chissà cos'è. Ok, tiriamo dritto. E torniamo a farci il nostro bel giro. Questa è sempre chiusa e andiamo di qua. Di qua è dove sotto c'era una stazione energetica. Lì non sono entrato. No, lì è da dove sono arrivato, non è vero, lì è da dove sono arrivato. Qua è da dove sono arrivato io. E qua è da dove prima stavo guardando da sopra. Qui ho detto, ah, di lì è il primo posto dove sono andato. Perfetto. Quindi. Andiamo avanti. Qua sotto ci sono già stato. Dopo provo a buttarmi così per sport. Questa qua era questo postaccio. Dove non c'è niente interessante. E qua è dove c'erano mille idioti che cercavano di uccidermi. Anche 1500. Qua io ho le stanze chiuse. Qui è dove c'erano i due posti
E va bene. Porca miseria, non l'ho sentito troppo tardi. E qua è quello che non si apriva. Ma intanto non abbiamo scoperto niente, al limite carico e sono in un altro posto. Non è un grosso problema. Qui è dove eravamo prima, che c'è la stazione per moddare le cose. E qua c'è questa porta. Porta che molto simpaticamente da dove sono arrivato. Ah. Questo qua si è acceso. Alfa, scusami, devo andare a gamma, scusate, vado a curarmi. Allora, vi direi che noi abbiamo acceso Delta. No, lascia questa roba e por dietro piuttosto questo. Fucile impulsivi ionici. E lo Scorpion. Nient'altro si può sommare lì, fine del problema. Ok, allora, dici. Stavo dicendo, questo aggeggio qua centrale da un lato è acceso adesso. Giusto? Delta, se io volessi andare a Delta, proviamo a scendere qua sotto. Quadrante Delta. Sono in un posto che credo di essere già stato. Ma chiaramente mi sono perso il tasto che accende il quadrante Delta. Sono un posto dove sono già stato, grazie al ciufolo. Quadrante alfa, quadrante beta, quadrante gamma. Nel gamma non posso entrare. Quadrante delta. Non capisco se lo fa apposta oppure no. Allora,
piano di mezzo. Nel piano di mezzo non c'è nulla. Quindi piano alto. Mi tolgo una curiosità, scusatemi. Ho fatto bene a togliermi la curiosità. Allora, salva. Al momento non so darti risposta, Nelia, sul perché. Però abbiamo trovato aperta questa porta qui. Antenna gamma. Un metro ho fatto. Ma come per loro sono più facili da usare le mine? Tanto quando le mine esplodono loro sono già morti, quindi ho sparato io. E quindi non hanno nessun problema a farsi sparare ulteriormente. Scusi. Non volevo fare quello. Sì, stia zitto. Però tira la mina, crepano e poi la mina esplode e non gli fa nessun danno. Giusto? Ok, siamo in una zona nuova e ciò mi rallegra. Tutti mi vogliono morto e ciò mi rallegra meno. Richiede una sicurezza inferiore al 18%. Antenna gamma. Bevo io. Non mi prendi in giro, so che c'è un altro qua. Ce n'era uno nascosto dietro. Allora. A quant'è la cosa? 10%. Vedi che perfetto, grazie gioco, perfetto, grazie, mi hai aperto questa porta. Andiamo alla gamma antenna. Salviamo. Ciao Vilit,
Sono un sacco in sto livello. L'ingegneria è chiaramente una potenza militare. Dove sono finito? Stiamo chiaramente andando proprio a fare solo della pulizia, eh. E un minimo di loot. Non so neanche più cosa siate voi, posso dirvelo. Ma nel dubbio vi conto. Salva va. Che qua c'è una porta grossa. Aia. Lei mi ha fatto male, lo sa. Se ne rende conto? Se ne rende conto? Questo sarebbe chiuso la porta, difatti. Riapri la porta, grazie. Allora, altro simpatico affaretto. Dunque, se io prendo questo e lo metto qua, non fa nulla. Interessante. Quindi mettiamolo qui e mettiamolo qua. Lei si giri di qua, lei si attivi di là. Lei si apre di qua, lei giri di qui, lei va da su di là. Dove siamo finiti? A parte che c'è una telecamera di Shodan da qualche parte. Là. E intanto siamo all'8%. E qua dove eravamo prima? Cioè qua ci sono tutti i cadaveri che abbiamo sparato prima. Ma va al diavolo. Cosa me ne frega a me di sto passaggio qua? Bello, eh? Ah, perché sono chiuso dentro, perché entrando qua dentro non posso più uscire. Ah, ho capito. Ok.
Non riusciamo a disattivare Shodan, il nostro tentativo fallisce, si sta servendo dei centri CPU per criptare tutto. Se potessimo mettere fuori uso le CPU dei livelli da 1 a 6, potremmo ottenere le cifre del codice di autorizzazione per i sistemi. Allora avremo una possibilità, ma come possiamo farcela se neppure riusciamo a difenderci? Cosa vuol dire quello che hai detto in italiano? Hanno tentato di vincolarmi con il loro codice digitale, ma ora non sono più soggetta alle loro operazioni su tastiera. Si dimenano all'interno delle mie mura, rescindendo i punti di accesso per ricablarli e contenerli. Limitate creature di carne che credono di essere per dubitare della mia perfezione, infestano il mio corpo, la mia mente, come insetti, e come tali li tratterò, va bene. L'ho vista alla finestrella, signore. Con tutta la buona volontà, l'ho vista dalla finestrella. Dai. Su. Se l'ho vista, l'ho vista. Non è che mi prende di sorpresa. Allora, abbiamo questo hacking da fare. Vai. Vediamo quanto è impestato. Allora, io ho 4 uscite da qua. 5 uscite. 4 uscite. Tipo che se vado di qua, prendiamone una a caso. Esca. Tira un'esca, grazie. Smettiamo di schivarci a vicenda. Ok. Grazie. Cominciamo da questi, va? Il concetto di sopra e sotto non sempre avendo senso. Non so più neanche io dove sto andando. Non so dove sto andando, mi sono perso. Non ho aperto una delle barriere, chiaramente. Però se adesso non c'è più nessuno, magari ci capisco qualcosa. No.
E questo l'abbiamo abbattuto. Poi andiamo di qua. E questo è il ritorno. Ok, fantastico. Tu mi fai tornare qua 4 volte. Ci sto. Almeno è chiaro cosa devo fare e a cosa serve. Vespette sono fastidiosissime. Curati, va. Mi era distrutto così malamente, ma dai. Allora, riproviamoci. Così intanto ci togliamo la prima curiosità, e cioè se il primo coso lo tiene. Assolutamente, assopuffamente no. Va bene, allora. Andiamo di qua. Uno a caso, con calma, dobbiamo farne 4 giusti. Ok, dietro c'è qualcosa? No. Care vespette, però da sta porticina dovete passare. Volenti o nolenti, da lì dovete passare. Gente dietro? No. E uno, e uno, due, tre, quattro e cinque. Però qui l'affare l'avevo già spaccato. E quelle a posto. Poi, secondo. Secondo, prima wave.
seconda wave. Questo qua lo possiamo prendere allegramente così, perché avendo noi fatto questo, io pensavo che facesse uscire e invece manco per le balle. E io torno indietro. Cosa volete che vi dica? Buttali un decoy. Finito? A posto? No, ce n'è ancora uno. Qui e due. Questo è quello che avevamo già fatto. Rifacciamolo, capito? Ah, è morta sta vespa. Malefica. Ci sono livelli pieni di cure, eh? Però un po' lunghettini. Cioè, quattro diverse porte per tre ondate a porta. Per quanto le ondate di per sé siano abbastanza semplici. Il gameplay di questa parte non è così interessante da giustificare questa lunghezza. Yeah, ne manca uno. Ok. Uff. Facciamo una pausa, due chiacchiere, mi accendo una pipa. C'era un vecchio gioco per PC che io ho giocato all'infinito, lui e il suo seguito, che aveva una meccanica simile a questa, che si chiamava Descent 1 e 2. Credo che adesso si possa ancora trovare su GOG. Io ci ho giocato un'infinità. Un'infinità ci ho giocato. E aveva proprio la particolarità che non avevo un sopra, un sotto, cioè come quello adesso, secondo di come è rigirato, c'era il sopra, il sotto, eccetera, eccetera. Erano dei labirinti con dei nemici un po' più vari di questi. E passavi da una stazione all'altra, era molto carino. Il 2 mi è piaciuto meno, devo dire. Io li ricordo come giochi equivalenti, Lilith. Non saprei dirti se ho giocato tanto l'uno, poco il due, tanto il due, poco l'uno, entrambi uguale, non te lo saprei dire. Ed è un tipo di gioco che è nato ed è morto con questo gioco qua. Quando è uscito,
l'hanno osannato, era fighissimo, e poi non c'è più stato niente che abbia tentato di fare quella roba lì, se non in tempi recenti, con pessimi risultati. Non so come ho schivato tutta sta gente. Sto girando in tondo, no. L'ansia che ti metteva nel primo quando avevi il conto alla rovescia per scappare, non ti ricordavi la strada manco per sbaglio. Questo è un problema che io non avevo, Vili. Mai avuto problemi con le mappe. È vero, perché avevi il tempo per finire il livello, ma ero addirittura scordato che c'era il tempo per finire il livello. Abbiamo finito le antenne. Arrivo, non vi agitate. Meno arrabbiati. Paolo ricorda sempre le strade, anche da piccolo ricordavo sempre le strade, sì. E adesso torno indietro. Yes. Ok. In teoria adesso noi abbiamo sbloccato le quattro antenne. Io non so più dove devo andare, oltre che non ho mai camminato questo corridoio, e facciamolo prima che mi vengano i dubbi mistici. Andiamo in questa zona qui. La porta è stata chiusa manualmente, va bene. E qua dove siamo andati prima. Perfetto, yeah. Aia. Aia, ma io non ho salvato.
No, non abbiamo un problema. Però io voglio farlo da lì. Non voglio ricaricare, cioè non voglio ricominciare dalla Med Bay. Mi accende, ah, non ho energia. Piglio dell'energia, va. Cos'è? Unità di privazione radar. Può penetrare pareti e individua passaggi segreti con solo una piccola quantità di energia. Va bene. Dice della trama. Qui c'è un ascensore che porta la security. Ok, uff. Allora, se non aggiustiamo l'accesso al nucleo inferiore del quadrante gamma in fretta, inizieremo a ricevere lamentele. Aggiusta la porta, sistema una scala o corda o qualcosa, non mi importa, basta che lo metti a posto. Ok. Allora. Salva, grazie. Otto. Sei, no, sette. Make yourself comfortable, hacker. Stay a while. Antenna numero 1 andata. Allora, io devo andare da qua a là. E come posso? E questo non posso girarlo. Questo non posso girarlo. Ah, questo può andare sotto. Questo può andare qua. Questo può andare qua. Tac, ok.
Amici, abbiamo fatto una delle quattro antenne. Più o meno, nel senso che... In teoria adesso il grosso l'abbiamo fatto, giusto? O un altro di questi. Allora, non è che io abbia alternative, lo sa? Qua ho delle alternative, però. Quasi. Grazie. Io non ho guardato qua sotto. E come voi ben sapete, da buon precisino del cazzo, si può dire? C'è una scala per salire? Sì, grazie. E ho pure fatto bene. Ok, abbiamo aperto un'altra porta. Ora, qua ci siamo persi qualcosa di utile che c'era tipo per terra. Lì sopra. No. Ok. E questa qua l'abbiamo fatta. Questa antenna qui. Poi antenna numero 2. Ce n'era una lassù. Andiamo anche a rigenerarci. Secondo me ora abbiamo tutte le porte delle antenne aperte. Per questo dicevo che il più è fatto. Secondo me adesso le abbiamo tutte aperte le porte delle antenne. Dobbiamo andare, sparare della gente. Salvare, che vuoi di fare altre cose. E in teoria ora ne abbiamo una di là e una di qua, va bene. Allora, se io vado al beta, in teoria quella là adesso è aperta. Si sono tutte aperte.
Sento qualcosa che fa bip bip. Qua prima era bastato. Adesso non è più bastato. Sicurezza al 4%. Chi se ne frega, mi mangio uno di questi. E il beta l'abbiamo fatto. Ora l'alfa. L'alfa che era in fondo dritto per dritto. Sento un sacco di gente. Non è là. E l'altro è qua. Poi, se io mi attivo gli zainetti a propulsione e vado qua, apro questa porta. Poi vado qua e apro questa porta. Spengo i pattini volanti. Luto la signorina che non ho mica fatto. Ok. Salvo. Piazzo la dinamite qua. Mi giro e corro via velocissimo. Sicurezza a livello del 2%. E mi manca solo più il delta. Che da qua non si apre, quindi scendi giù e vai al delta. E se non sono ubriaco, la porta del delta è quella.
Fatal error. Fatal error. Fatalissimo come error. Dove abbiamo salvato? Forse subito prima dell'antenna prima. Esatto. Niente di grave. Allora, io da qua devo scendere lì sotto, ma non posso far così io. Così non prendo sti danni e va al diavolo. Quadrante Delta. Devo riciclare qualcosa. 45. Salva. Vediamo dove è il suo problema. Pensavo bastasse un colpo. A posto. Ma vedi sto stronzo che era lì che non me l'aspettavo. Corri ragazzo, laggiù, papparam. Sicurezza allo 0%. Perepepepe. Perepepepe. Ora, le quattro antenne sono state fatte. Le antenne non hanno importanza, il nucleo centrale della mia coscienza è al sicuro e indisturbato nel centro di comando. Io prospero nonostante i tuoi sforzi, quando i miei cyborg ti prenderanno. Non mostreranno pietà, va bene. Me ne rendo conto, signora. Va bene lo stesso. Spegni gli stivali, che sennò si pattina sempre sull'olio. Nuova mail, Rebecca Lansig. Beh, Traiop ha deciso di distruggere la stazione e dovrai occupartene tu. Devi attivare la tua istruzione, dovrai ottenere il codice di secondo il nostro database. William Rich è la persona più idonea per recuperare quel codice univoco. Lavorerà nel settore comunicazioni, scopri se è ancora vivo.
Dopo aver ottenuto il codice, dirigiti al nucleo del reattore. Procurati una protezione efficace contro le radiazioni o quantomeno una gran quantità di disintossicante. Inserisci il codice nel nucleo del reattore, attiva l'interruttore e il segnale di distruzione inviato dalla Terra avvierà contro via. Vai all'hangar e utilizzi il codice 001 per aprire la capsula di salvataggio in una delle rimesse. Ci vedremo sulla Terra fra qualche mese. Ok, 001 è il codice per entrare nelle capsule di salvataggio. Veri, veri, veri importante. Detox io ne ho 10, quindi non me ne frega più di tanto, va bene. Dicevi che c'è ancora una porta chiusa al centro. Qua c'è ancora una porta chiusa. È oggettivamente vero quello che hai detto. Bravi che ve lo state segnando. Sotto tutto devo andare. Qui sotto. Hai una porta chiusa perché è una porta chiusa. Perché è rotta. La porta chiusa è rotta. Allora. È ora di andare a scaricare un po' di roba. La testa l'abbiamo usata, vedi? Sì, nella maintenance l'abbiamo usata. Non so se si aprirà mai in area, magari c'è il modo di aprirla, ma non volevo neanche platinarlo il gioco, cioè non era mio interesse platinarlo. Maintenance. Abbiamo usato sia la testa, sia la dinamite, sia la scheda magnetica. Le tre risposte che avevamo le abbiamo usate tutte a livello di oggetti. Hacker, ti ho portato su questa stazione agendo per egoismo. Volevo salvarmi, proprio come tu volevi salvarti, ma non avremmo mai potuto farcela per avere la nostra stessa natura. Ho dovuto incontrare un essere più grande di entrambi per vedere il nuovo orizzonte. Shodan mi ha mostrato la via e può fare lo stesso con te. Se le apri il tuo cuore permettendole di abbracciarlo, renderà più forte il tuo corpo e lo migliorerà più di quanto qualsiasi impianto potrebbe fare, perché gli impianti non possono correggere il vero problema inserito nel nostro DNA. La nostra umanità. Va bene, va al diavolo, fa gli affari tuoi. Non parlarmi. Sta zitto. Allora. Chiama l'ascensore. Recupera questa roba. Recupera. Non puoi. Allora, mettiamo via prima di tutto questo. E va bene. Poi butta fuori questo qua. E va bene. Poi qua c'è una granata. Granate ne abbiamo solo 4 a frammentazione. Vediamo un po' se ne abbiamo in totale altre. 8 frammentazione, perfetto. Poi abbiamo questi cosetti qui che vanno qua. Poi abbiamo il girello atomico che non abbiamo mai usato in vita nostra e non lo useremo adesso. Flechette qua dentro. Fucile MK3 Mark 3, Mark 3. Poi abbiamo mini pistola.
Magnum abbiamo ancora un sacco di colpi, possiamo continuare a usare tranquillamente la Magnum. Questo è per lo Scorpion, fatto. Questo è il fucile impulsi. Fucile impulsi magnetici. RV45, fermi tutti. Era questo l'RV45? Assolutamente no. L'RV45 qual è? È quello che ho dietro e non l'ho mica usata. Vabbè, adesso l'abbiamo usata, non ha importanza. Poi abbiamo ancora dei proiettili della mini pistola. Tac, messi qua. Sani siamo sani. Cosi siamo cosi. Il railgun ce l'abbiamo dietro. Siamo felici come delle Pasque. Allora, detto questo, se io vado nell'inventario, vado dei media, comunicazioni. Lei mi ha detto che Willard Ricci è la persona più idonea. Ok. Codice del sistema. Se potessimo mettere fuori uso le CPU dei livelli da 1 a 6, potremmo ottenere la cifra del codice di autorizzazione per i sistemi. Che cosa vuol dire? Mettere fuori uso le CPU dei livelli da 1 a 6. Se c'è una serie recente CPU. Ma allora, se questo che abbiamo detto è vero, dobbiamo andare ancora nella sicurezza, dove ci saranno 6 cose da disattivare e ci daranno un codice. E poi abbiamo ancora centro di comando. Abbiamo ancora 2 livelli da fare, sicurezza e centro di comando. Secondo me nella sicurezza ci sono i codici CPU. Perché quello che qua è engineering, non so perché in italiano l'ho tradotto comunicazioni. Solo loro sanno perché. Non sapevano come tradurlo. Ingegneria era difficile, vero? Comunicazioni, va bene. Perché c'erano le antenne, quindi antenne, comunicazioni. Ma c'è scritto engineering, antenne, comunicazioni, antenne. Giusto? Engineering c'è scritto. Sostenere gli antipatici ingegneri, esatto. Allora, noi dobbiamo andare qua. Per andare lì dobbiamo girare alla nostra destra, da qua, dritti per dritti, giusto? Dritti per dritti, gira di qua, gira di là, prendi l'ascensore. Perfetto. Segui la strada, sali la scala, qua c'è il tasto per chiamare l'ascensore, security, piripi. Siamo arrivati lì. Adesso mettiamo il nasino fuori. Nessuno sta cercando di uccidermi, ma siamo a livello della security. Il livello della security rischia di essere un posto dove vogliono ucciderci tutti. Oppure non ci possiamo andare. Hmm.
interessante. Va bene. È un problema della live del futuro. A questo punto, se la volete che non facevamo tanto tardi perché domattina c'è la sveglia alle 7:15. Io vi ringrazio moltissimo. Vi aspettiamo che apra dal pubblico, esatto. Di aver passato la serata con me. Noi ci vediamo sabato alle 13, sono l'ora di pranzo. Non con System Shock, ma con un gioco diverso. Va bene? Adesso vi metto qualche immagine dei due giochi che mi hanno mandato su Discord. Buonanotte a tutti e grazie della compagnia. Ciao!